Amici di Player Inside, siamo qui con un video extra doveroso per integrare il nostro video mensile dei giochi gratis, quello che pubblichiamo all'inizio del mese in cui vi elenchiamo tutti i giochi gratis legati ai vari abbonamenti, che include anche l'Epic Games Store, pur non avendo nessun abbonamento. Ebbene, questo mese Sony ha avviato una nuova iniziativa che si chiama Play at Home. In pratica dal 16 aprile all'una del mattino fino al 6 maggio saranno gratuiti su PS4 per tutti, quindi senza abbonamento Plus, Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey. Esatto ragazzi, come ha detto la nostra affascinante Midna poc'anzi, noi trattiamo la rubrica dei giochi gratis, ovvero quelli in dotazione con gli abbonamenti, per cui gratis relativamente, tra virgolette, no? Consigliandovene alcuni e sconsigliandovene altri. Uncharted The Nathan Drake Collection, parliamone un attimo. Secondo me, ragazzi, è ottima come collezione, anche perché è la versione rimasterizzata dei primi tre Uncharted che uscirono su PS3. Attenzione, perché su PS4 è uscito soltanto Uncharted 4, che ve lo ritrovate sul PlayStation Plus con l'abbonamento gratis anche quello, però quello avendo l'abbonamento al PlayStation Plus. Quello già da inizio mese, quindi se avete il Plus immagino che lo abbiate già scaricato, a meno che non l'abbiate già giocato precedentemente. Quindi avete tutta la quadrilogia completa di Uncharted qualora aveste il Plus senza spendere un euro. Allora, io il primo Uncharted l'ho ricevuto in regalo da Midna nel Natale del 2007 e mi piacque molto. Davvero? Sì, vedi, non ragazzi, te lo ricordo. Non me lo ricordo. Tra l'altro, cioè, in quel periodo ci vedevamo sempre Desperate Housewife e c'era Mike Delfino somigliava a Nathan Drake e la cosa non la pensavamo. E quindi ogni volta che guardavamo Desperate Housewives a casa sua io pensavo di andare a giocare a casa. Per quanto riguarda Uncharted 2, forse l'ho trovato più ispirato, soprattutto per quanto concerne gli enigmi ambientali, ma in generale anche le fasi action e la storia in sé mi è sembrata più avvincente e forse è stato il picco della serie, non soltanto per me ma per molti di voi. Insomma, molti di voi hanno trovato Uncharted 2 un netto balzo in avanti rispetto a Uncharted 1 e poi Uncharted 3, che si allinea più o meno ai livelli qualitativi della serie, sicuramente va a migliorare e a perfezionare lo shooting per quanto riguarda appunto le fasi TPS, insomma spara tutto in terza persona. È una serie che è andata sempre a crescere per quanto riguarda il livello qualitativo, però poi magari qualcuno di voi può legarsi di più a un episodio intermedio piuttosto che all'ultimo episodio, ma dobbiamo dire che a livello qualitativo sicuramente è una serie che è andata a crescere, quindi la quadrilogia è andata a migliorare. Pertanto voi vi godrete gli Uncharted e il consiglio è quello di giocarli, ovviamente prima l'uno, poi il due, poi il tre, poi il quattro. Bravo, bravo Raiden, grazie. Complimenti, sa contare Raiden. Un consiglione. Bravo. E poi, dall'action di Uncharted però si passa a qualcosa di totalmente opposto, ovvero Journey, sì, che è un'opera molto più un'esperienza quasi, più che un videogioco. Io non ho mai capito quando dicono più che un gioco è un'esperienza. Sì, lo so. Ci sono certi recensori, banale. Sì, nel 2005-2008 quando io lavoravo a Spazio Games, alcuni miei colleghi scrivevano è più un'esperienza. Che cazzo vuol dire? Io non glielo chiedevo sempre, dicevo, ma che stai scrivendo? Si dice così. Si dice così per indicare quella che è un'esperienza videoludica un po' diversa dal solito, anche se ormai nel 2020 non possiamo parlare chissà quanto di esperienze diverse, perché le abbiamo viste di cotte e di crude, soprattutto sul fronte indie. Abbiamo visto veramente di tutto, delle esperienze videoludiche alternative, particolari, immersive, introspettive. Esatto, e appunto parlando di indie, bisogna anche ricordare che Sony ha investito circa 10 milioni di dollari proprio aiutando le software house indie in questo periodo. Brava. Di difficoltà. Brava. Questa è una cosa che non c'entra, però io mi va di aggiungerla, ecco, l'ho vista riportata in moltissime notizie correlate all'argomento. Giusto. Però c'è anche il rovescio della medaglia, ovvero che la velocità di download in questo periodo è stata diminuita, quindi anche per Sony. Questo si deve fare una piccola precisazione. Esatto, però è doveroso precisare che lo stanno facendo tutti, lo sta facendo anche Netflix, Amazon Prime Video, lo sta facendo YouTube, anche se non ce ne siamo accorti più di tanti. I nostri video sono sempre una qualità straordinaria e poi, e poi abbiamo visto lo sta facendo anche Google Stadia, e ricordiamo Google Stadia sta dando 3 mesi pro gratuiti a tutti, quindi non soltanto ai nuovi iscritti, quindi altra bella iniziativa di Google Stadia. Non ci si dilungheremo su questo perché ne abbiamo già parlato nelle news della settimana. Insomma, questa qui era una news che non potevamo aspettare di darvi
la domenica, perché parte dal 16, che è domani, esatto. E quindi ci tenevamo a darvela il prima possibile, perché molti di voi sicuramente non lo sapevano, tanti altri sì, siamo contenti, però siamo qui, diciamo, a consigliarvi caldamente di scaricarvi. E chissà che non si accoderanno anche Microsoft e Nintendo a questo punto, sì, ecco, perché Microsoft sappiamo che offre ogni mese dei giochi gratuiti col Gold, poi c'è il Game Pass, che insomma è offerto spesso a prezzi stracciati, sì, gli offre una libreria vastissima, però Nintendo un po', insomma, latita da questo, e sotto punto questo di punto di vista. Nintendo un Animal Crossing a beta prezzo non lo farà. No, ormai mai, no, perché sappiamo. È appena uscito Animal Crossing, però che ne è utopia, non avrebbe neanche senso, perché la legge della domanda e dell'offerta impone che non lo si faccia. Quando un prodotto vende bene non si capisce perché dovrebbe essere scontato o regalato, è chiaro, è così. Ragazzi, va bene, noi siamo qui per aggiornarvi su questo ed altro, lo sapete, su questo canale, che è complementare e supplementare al primo per quanto riguarda questo genere di notizie. Siamo sempre qui in prima fila, cerchiamo di tenervi aggiornati. Qualora ci fossero altri aggiornamenti, sapete dove trovarci. Esatto. E oggi vi lasciamo al video poi delle 19:30. Ciao. Alla prossima.